Buona serata e ben ritrovati all'appuntamento con Venerdì Sport, la nostra trasmissione di presentazione della giornata sportiva, ovviamente con tutto il mirino puntato sul volley, sul calcio, sul basket e su tanto altro ancora. Partiamo questo venerdì con la Robur e quindi con il calcio di Serie C, andandoci a vedere la classifica del girone A della Serie C, dove milita appunto la Robur, che è reduce da un pareggio in casa della Virtus Entella. La classifica appunto guidata proprio dalla Virtus Entella a quota 59 punti, segue il Piacenza a 56, Robur Siena e Pisa 53, Arezzo e Provercelli 51, Carrarese 50, Propatria 46, Novara 43, Ponte d'Erba 39, Juventus Under 23 35, Olbia 34, Gozzano e Alessandria 33, Pistoiese 30, Arzachena 27, Albissola 23, Cuneo 21 e chiude la Lucchese a quota 20 punti. Una Robur quindi che si trova in terza posizione in classifica a 6 lunghezze, ma con una con due partite in più rispetto alla Virtus Entella, ma una Robur che sta disputando veramente una bellissima stagione. Vediamoci anche il prossimo impegno per quanto riguarda appunto la squadra bianconera di mister Michele Mignani. Si gioca la 33esima giornata del girone A con una gara importante, quella di domani alle 14.30 al Rastrello contro l'Arzachena. Il resto del programma vede Propatria contro Arezzo, Provercelli Gozzano, Olbia Lucchese, Juventus Under 23 Pistoiese, Albissola Pisa, Ponte d'Era Cuneo, Piacenza Alessandria e Novara contro la Virtus Entella, che sarà il posticipo di lunedì 1 aprile. Una Robur lanciatissima in terza posizione, come detto a 3 lunghezze dalla Virtus Entella, quindi una buonissima classifica quella per i ragazzi del tecnico Michele Mignani, che oggi ha parlato in conferenza stampa sul prossimo impegno di campionato e noi andiamo a sentirlo. Non è una partita per niente semplice, perché troviamo probabilmente l'Arzachena nel suo momento migliore. Viene da le ultime 7 partite, ne ha 25, pareggiata una e persa una, e nelle partite dove ha fatto risultato non ha mai subito gol, quindi mi aspetto una partita difficile. Aspetto una squadra che comunque fa dell'agonismo, della combattività, della cattiveria e sotto certi aspetti anche dell'esperienza, perché comunque non è una squadra giovanissima, le sue armi migliori. Consapevolezza che sia una partita che dobbiamo provare in tutti i modi a vincere, ce l'abbiamo da inizio della settimana, ma ce l'avevamo anche quando siamo andati a giocare con l'Entella. Insomma, non mi sembra che anche con l'Entella sia stata una partita dove ci siamo difesi e basta, contro una squadra forte, quindi a maggior ragione domani in casa nostra dobbiamo fare di tutto per portare a casa il risultato. Secondo me l'unico pensiero che non dobbiamo avere è che dobbiamo risolvere la partita nei primi 15 minuti, che se le cose non dovessero andare nel modo giusto inizialmente non dobbiamo perdere serenità, non dobbiamo perdere tranquillità. Noi sappiamo che abbiamo 95 minuti per vincere la partita, ma questa consapevolezza ce l'abbiamo, ci mancherebbe altro. E queste erano le parole del tecnico bianconero Michele Mignani, che ha presentato la sfida di domani contro l'Arzachena, una partita sicuramente molto importante per la formazione bianconera per rimanere nelle zone altissime della classifica. E quindi un grande in bocca al lupo va alla Robur per l'impegno di domani, ricordiamo alle 14.30 al Rastrello contro l'Arzachena. E noi cambiamo argomento e passiamo al volley, andandoci a vedere la classifica, grazie alla nostra regia, la classifica finale, perché il campionato di Superlega è terminato la settimana scorsa con Perugia che ha chiuso al comando a quota 67, Trento 66, Civitanova 65, Modena e Milano 49 punti, Verona 44, Padova 40, Monza 39, Sora 28, Ravenna 27, Latina 25, Vibo Valentia 20. Emma Villas Siena 17 e Castellana Grotte con 10. Emma Villas che purtroppo al suo esordio, al suo primo anno in Superlega, trova la retrocessione. È stata una stagione sicuramente tribolata, quella dei ragazzi in maglia bianco-blu, una stagione che è culminata con la vittoria al tie-break che tanto aveva fatto soffrire in stagione i ragazzi di coach Juan Manuel Cichello, vinta contro Ravenna 3-2, è stato il congedo dal pubblico senese che anche nell'ultima gara di campionato, nonostante la retrocessione ormai già sicura, sono
accorsi al Palaestra a vedere i propri beniamini all'opera, e al termine della partita ha parlato il presidente della Emma Villas Siena, Gianmarco Bisogno, parole importanti che a noi andiamo a sentire. Termine di questa partita, tutta la città che oggi è venuta ad assistere all'ultima partita in Superlega, un saluto con grande emozione, si può dire. Sì, beh, certo, ovvio, è stato un percorso faticosissimo, purtroppo finito male, e però anche oggi c'è stato clamorosamente una grande partecipazione di pubblico e anche una partecipazione, hanno gioito per una vittoria per quanto inutile, però ha comunque dato a noi una grande sensazione di voglia di ritornare subito in pista per fare bene, per fare onore a questa città splendida, a questo pubblico, a questo palazzetto, a tutto. Da domani ci sarà da costruire una nuova stagione. Sì, sì, ci lavoreremo, cercheremo di impostare la cosa con un progetto, chiamiamolo così, un percorso che ci possa riportare dove penso sia giusto che si stia. Grazie. E queste erano le parole del presidente della Emma Villas, Gianmarco Bisogno, che ha parlato della vicinanza e dell'attaccamento del pubblico senese a questa squadra che, nonostante la retrocessione, non ha mai fatto mancare il proprio apporto ai propri beniamini. Andiamoci a vedere anche la prima giornata dei quarti di playoff della Superlega, appunto, che saranno Perugia contro Monza, Modena contro Milano, Trento contro Padova e Civitanova contro Verona. Si gioca ovviamente per il titolo italiano, quindi le migliori otto si sfidano per andare a cercare la conquista dello scudetto, sicuramente dei playoff molto belli ed interessanti che purtroppo seguiremo con gli occhi di chi purtroppo ha visto una retrocessione, però insomma già si programma, già si pensa alla prossima stagione, quindi siamo sicuri che la Emma Villas saprà ripartire più forte di prima per cercare subito il nuovo salto magari in Superlega. E noi ci fermiamo per un primo break pubblicitario. Parte di Venerdì Sport abbiamo affrontato nella prima l'argomento relativo al calcio con la Robur e al volley con la Emma Villas, adesso passiamo al basket. Purtroppo non possiamo parlare di basket giocato per quanto riguarda il campionato di Lega 2 perché sappiamo le brutte vicende relative alla Menzana. Andiamoci però lo stesso a vedere la classifica del girone ovest del campionato di basket di Lega 2, una classifica che purtroppo, come dicevamo, non vede presente più la Menzana. Classifica di Serie A2 guidata in questo momento da Capo d'Orlando a quota 36, Virtus Roma 34, Latina, Rieti e Bergamo 32, Treviglio 30, Agrigento e Biella 28 insieme a Casale e Scafati, 26 Trapani, 24 Eurobasket Roma, 20 Tortona, 12 Legnano, chiude a 4 Cassino. Vediamoci anche il prossimo turno per quanto riguarda appunto la Lega 2 girone ovest. Si gioca la 27esima giornata, la quart'ultima del girone di ritorno: Cassino contro Bergamo, Trapani Biella, Casale Monferrato Scafati, Latina Treviglio, Rieti, Eurobasket Roma, Virtus Roma Agrigento, Tortona Legnano, riposa Capo d'Orlando che purtroppo doveva giocare al Palaestra contro la Menzana. Per parlare un po' degli scenari futuri, per cercare di capire cosa potrà succedere, siamo collegati in diretta con il giornalista della Nazione, Stefano Salvadori. Buonasera Stefano. Ciao Gabriele, buonasera a tutti. Dunque, purtroppo non troviamo più la Menzana sia nella classifica che nel prossimo turno, però per cercare di parlare di futuro in questo momento ci vuole abbastanza coraggio, perché comunque c'è stato tutto quello che è successo e sappiamo benissimo. Ecco, però cerchiamo di fare un passo in avanti. Cosa potrebbe succedere secondo te a questa società e da dove potrà ripartire la Menzana, Stefano? È una bella domanda, quindi non è facile rispondere in così breve tempo. Sicuramente settimana prossima sapremo qualcosa di più circa le intenzioni del nuovo amministratore delegato Massimo Dassile di andare avanti con il suo lavoro, di poter andare avanti con il suo lavoro e di poter dare seguito al piano di ristrutturazione.
altrimenti se non potrà andare avanti, sappiamo tutti che lo scenario più plausibile è quello peggiore, è quello della figura completa della società e quella del fallimento. Quindi sono giorni di attesa questi, sono giorni di attesa anche per il ricorso della FIP per capire se sarà fatto un ulteriore ricorso al CONI e quindi si cercherà comunque di mantenere il titolo sportivo, e poi sono giorni di attesa per capire se all'orizzonte c'è qualcuno che veramente potrebbe essere interessato a questa società. Al momento dobbiamo registrare soltanto voci. Esattamente, questo è un aspetto molto interessante, no? Hai parlato di possibili interessamenti. Nei giorni scorsi si era un po' sparsa la voce in città, anche su alcuni media, di un ipotetico interessamento del sindaco di Venezia e patron della Reyer, Luigi Brugnaro, perché comunque hanno interessi su Chiusi, perché c'è la squadra del San Giobbe che è partita quest'anno con delle belle ambizioni, partecipando al campionato di promozione, e qualcuno aveva ipotizzato un interessamento verso la Menzana. Noi questa mattina abbiamo raggiunto telefonicamente il presidente della Reyer, Federico Casarin, quindi andiamo ad ascoltarci le sue parole e dopo lo commentiamo. Nessun interesse verso la Menzana, il nostro progetto in Toscana riguarda Chiusi. Il presidente della Reyer Venezia, Federico Casarin, smentisce categoricamente le voci apparse negli ultimi giorni su alcuni media di un impossibile interesse del patron Luigi Brugnaro e della società veneziana per l'acquisizione della Menzana. Sentiamo in esclusiva le parole del numero uno della società Oro Granata. Per quanto riguarda la Reyer Venezia non c'è nessun collegamento, la Reyer Venezia c'è una collaborazione in Toscana con una nuova realtà che sta nascendo, che è nata quest'anno, che è il Basket Chiusi, con la quale abbiamo fa parte del gruppo di collaborazione, e quindi il nostro interesse in Toscana in questo momento qui è totale per quanto riguarda il Basket Chiusi. Non abbiamo avuto nessun contatto, con la pallacanestro e con la Menzana Siena, quindi questo è con la società. Sicuramente nella figura del presidente sicuramente non ha parlato nessuno, e le confermo questo. Per quanto riguarda altre persone non saprei dirle, però io posso darle la società Reyer Venezia, che da me presieduta, non ha avuto nessun tipo di contatto, e le ribadisco il concetto che i contatti con la Toscana, dove crediamo di poter fare un buon lavoro con la squadra di collaborazione che è il Basket Chiusi, che è nato quest'anno e che ha desiderio di crescere nel tempo per diventare un po' l'importanza della pallacanestro, questo glielo confermo. Chiaro, ci sono dei tempi che devono essere dettati da una crescita della società, innanzitutto, e poi una crescita sportiva. Ma per quanto riguarda la pallacanestro Siena, non ho, come Reyer Venezia, come presidente della Reyer Venezia, non ho nessun contatto. Contatto e nessun interesse nei confronti della Menzana, Stefano, questo va un po' a zittire, no? Le voci che erano uscite riguardo un possibile interessamento di Brugnaro e della Reyer di conseguenza. Sì, no, le parole del presidente Casarin sono chiare, non hanno bisogno di interpretazioni. Era una voce che era uscita su un blog lunedì scorso, martedì scorso, non ricordo con esattezza, è chiaro che poi sull'onda della voce tutti i giornali sono andati dietro, però non si sono trovate conferme al momento di una voce, di una notizia del genere. E poi una cosa del genere non si fa in pochi giorni. Se eventualmente un qualsiasi acquirente da Venezia, da Latina o da Messina dovesse presentarsi per la società, comunque ci sarà bisogno di un lunghissimo lavoro per capire se ci sono veramente i margini per poter lavorare in questo senso. Vanno avanti invece le squadre del settore giovanile, l'attività del settore giovanile presieduto da Maurizio Lasi con coach Pierfrancesco Binella, comunque sta andando avanti. Lunedì c'è stata una partita dell'Under 20 con Castel Fiorentino, una partita a cui hanno assistito anche i tifosi, no? Adesso c'è un po' di mobilitazione per cercare di sostenere le squadre giovanili. No, perché diciamocelo chiaramente, finire la stagione al 20 di marzo non è accettabile. Insomma, l'amore per il basket a tutti i livelli fa parte dei tifosi, cioè, quindi è chiaro che adesso sono rimaste le Under 20 e le altre formazioni giovanili, e si fa vedere volentieri anche queste partite. C'era a vedere la partita contro Castel Fiorentino un nutrito gruppo di sostenitori in curva che hanno incitato, hanno fatto dei cori. Insomma, è chiaro che la passione per questo sport non finisce, è venuto a mancare il giocattolo più importante,
speriamo che ci possa essere la possibilità di rivederlo, ma io non so sinceramente in questo momento quanto questo sia davvero possibile. Stefano, io ti ringrazio e ovviamente ci risentiremo e ci rivedremo magari tra poco anche in alcune trasmissioni, ti avremo ospite, speriamo, dai. Grazie a te, buonasera a tutti. Grazie a Stefano Salvadori, giornalista della Nazione, che racconta da vicino le vicende di casa Menzana. Noi scendiamo di categoria per andare in Serie B e vedere cosa è successo per quanto riguarda la Sovrana Pulizie Virtus Siena, andandoci a vedere la classifica del campionato di Serie B Girone A. Una classifica guidata da Piombino a quota 40 punti, segue Omegna a 38, Fiorentina Basket e San Miniato 36, Vigevano e San Giorgio sul Legnano 32, Alba 30, Empoli 28, Pavia, Oleggio e Varese 26, Valsesia e Montecatini 20, Cecina 16, Sovrana Pulizie Virtus Siena 6, Domodossola 4 punti. Vediamoci anche il prossimo turno per quanto riguarda appunto la squadra rossoblu allenata da coach Maurizio Tozzi, una 27esima giornata anche qui come lo era in Serie A2, si gioca domani alle ore 21, partita decisamente difficile per quanto riguarda i rossoblu di Piazzetta Don Perucatti, Omegna contro la Sovrana Pulizie Virtus Siena, Empoli Pavia, Oleggio San Giorgio sul Legnano, Fiorentina Varese, Domodossola Alba, Valsesia Montecatini, Cecina Vigevano e San contro Piombino. E per parlare della trasferta a Verbania contro Omegna siamo collegati con uno degli assistenti di coach Maurizio Tozzi, Andrea Spinello. Buonasera Andrea. Ciao Gabriele, buonasera. Una partita, dicevamo, molto difficile in casa di Omegna, una delle squadre più forti, se non in assoluto la più forte del girone, che tra l'altro dopo la vittoria in Coppa Italia ha messo insieme un bel ruolino di marcia, no Andrea? Sì, è una squadra che oltre ad avere un organico di tutto rispetto è anche molto in forma, e forse delle squadre della Serie B insieme a Fiorentina è quella che ha un organico davvero di categoria. Sabato scorso è arrivata una sconfitta molto dolorosa perché avete perso in casa contro Domodossola, era uno scontro diretto per la salvezza. Com'è l'umore della squadra dopo questa batosta? Ma l'umore ci siamo, diciamo, abbastanza ripresi questa settimana, anche se dobbiamo affrontare questa trasferta di Omegna. Comunque siamo consapevoli che una partita da qualche parte dobbiamo vincerla, dobbiamo andare a vincerla, che sia in casa o che sia proprio domani. Anche perché Domodossola adesso c'ha il fiato sul collo, diciamo così, e domani affronta in casa Alba, un derby sicuramente sulla carta è favorita Alba, però Domodossola giocherà con il coltello tra i denti per cercare di conquistare questi due punti. Coltello tra i denti e poi soprattutto quello che è successo in passato tra Domodossola e Alba, e quindi è una partita abbastanza strana. Poi noi comunque dopo Omegna abbiamo due partite in casa, anche se difficili, però almeno in casa, e sono Empoli e Vigevano. Avevamo parlato prima di settore giovanile con Stefano Salvadori, che era collegato in diretta con noi, e il settore giovanile ieri hai ottenuto un grande risultato perché la tua Under 15 Eccellenza, una squadra di ottimo livello che alleni ormai da 3 anni, ha raggiunto un risultato importante, è prima in Toscana ma da ieri è automaticamente all'interzona perché è prima e sicuramente arriverà nelle prime 4, quindi un grande risultato. Sicuramente nelle prime 3. Arriveremo nelle prime 3, matematico da ieri. Diciamo che abbiamo raggiunto l'obiettivo minimo, comunque i ragazzi sono contenti, lavorano bene tutte le settimane e se lo meritano. È troppo facile dire che è una squadra fatta di ragazzi, insomma, bravi, incapaci, ma sono ragazzi che durante la settimana non alzano mai la testa. E credo che questo obiettivo non li batti i ragazzi, vorrebbero arrivare ancora più avanti. E stanno lavorando, già oggi erano in campo per togliersi altre soddisfazioni. Allora Andrea, un doppio in bocca al lupo sia per la prima squadra che per l'attività giovanile. Grazie, buona serata. Ringraziamo coach Andrea Spinello e cambiamo argomento e passiamo al costone maschile, un costone che ha ottenuto matematicamente l'obiettivo stagionale, quindi è matematica la partecipazione ai playoff della squadra di coach Francesco Braccagni. Andiamoci a vedere la classifica del campionato di Serie C Silver, che vede al comando Prato a quota 38 punti, Fucecchio 32, Arezzo e Colle 30 punti, Mini Basket Carrara e Quarrata 20, Vismederi Costone 26, Audax Carrara e Meloria Livorno 22, Empoli e Pontedera 16, Otigalli 14, Pescia 12 punti e chiude US Livorno a quota 8.
Vediamoci anche il prossimo impegno per quanto riguarda i gialloverdi, appunto, di coach Francesco Braccagni, impegnati in una partita molto importante in chiave playoff contro Fucecchio domenica alle ore 18 al Pala Orlandi. Il resto del programma di questa undicesima giornata di ritorno vede Prato contro Meloria Livorno, Mini Basket Carrara contro Quarrata, Arezzo Livorno, Oti Galli contro Pescia, Empoli Audax Carrara, Pontedera contro Colle e appunto Vismederi Costone contro Fucecchio. E per parlare proprio di questa partita ed anche della conquista dei playoff siamo in diretta con coach Francesco Braccagni. Buonasera Francesco. Sì, buonasera, ciao Gabriele. Pescaramanzia, avevamo detto che mancavano due punti, adesso sono arrivati. Sì, sì, è stata, diciamo, una liberazione, però insomma appunto mancavano due punti, l'abbiamo conquistati sabato e abbiamo fatto una grande partita in trasferta. Non era facile, come tutte le partite che vai a affrontare in trasferta, quindi sono molto contento, insomma, del primo obiettivo raggiunto. Era un obiettivo che ci avevamo prefissati, ma non era scontato, non era facile. Quindi siamo molto contenti, ecco, di questo obiettivo raggiunto. Primo step raggiunto, domenica arriva Fucecchio, squadra ostica e un roster di livello, una partita difficile, Francesco. Sì, loro sono la squadra più in forma del campionato, credo siano a 9 con partite consecutive vinte, quindi andiamo a affrontare una delle più forti del girone, credo dopo Prato sia veramente la squadra più forte. Comunque noi andiamo tranquilli in campo a questo punto, ci vogliamo togliere qualche soddisfazione iniziando probabilmente cercando di battere la più in forma del campionato e comunque cercando di raggiungere qualche posizione più importante in classifica, se ci riusciremo, perché abbiamo 3 partite veramente difficili, però a questo punto, cioè, giochiamo con una certa tranquillità e quello che verrà sarà tutto di guadagnato, ecco. Credo che sia una grossa un'esperienza importante che potranno fare tanti ragazzi giovani che fanno parte di questa squadra alla prima esperienza, e quindi credo che sarà importante veramente raggiungere un certo tipo di obiettivo. Parlavi di tranquillità, no? Per scendere in campo, che questa fa tutta la differenza del mondo quando si arriva a giocarsi qualcosa, e potrebbe essere la vostra arma in più in queste ultime partite per, magari per raggiungere una posizione anche più alta di quella attuale. Sì, sì, appunto, ho detto, abbiamo 3 partite difficilissime, quindi dobbiamo prendere partita dopo partita, però potremmo scalare diverse posizioni se riuscissimo a portare in porto le partite, addirittura potremmo arrivare anche al terzo posto, insomma, quindi sarebbe veramente una cosa incredibile per come si è svolta l'annata e per come è stata costruita la squadra all'inizio dell'anno. L'appetito viene mangiando, quindi noi ti facciamo in bocca al lupo per cercare di arrivare più in alto possibile, Francesco. Crepi il lupo, grazie a voi. Ciao Gabriele. Un saluto al nostro Francesco Braccagni, che settimanalmente ci racconta, insomma, il punto della situazione in casa Vismederi Costone, quindi ovviamente, come detto al coach, un grande in bocca al lupo alla squadra per i prossimi impegni. Parliamo ancora di Costone, ma questa volta delle donne del basket femminile, del Drago e la Fornace, che ha ottenuto una grandissima vittoria la settimana scorsa portandosi in seconda posizione in solitaria in classifica. Vediamola proprio la classifica della Serie B femminile, guidata da Firenze a quota 34 punti, segue il Drago e la Fornace Costone 28, Livorno 26, Pontedera 24, Lavagna 20, Savona 18, San Giovanni Valdarno 16, Sestese e Prato insieme a Lucca 14, chiude la Florence a quota 2. Vediamoci anche il prossimo impegno, si gioca l'ultima giornata di campionato in Serie B femminile, l'undicesima di ritorno, partita fondamentale quella di domani alle 21 del Costone a Lavagna, ci si gioca la seconda posizione che è stata conquistata con tanta forza e tanta fatica la settimana scorsa, quindi in bocca al lupo anche alle ragazze di David Fattorini. Il resto del programma vede San Giovanni Valdarno contro Pontedera, Florence contro Palagiaccio Firenze, Prato, Lucca, Livorno, Sestese e appunto domani alle ore 21 Lavagna contro Costone Siena. E oggi ha parlato ai nostri microfoni il coach del Drago e la Fornace David Fattorini, e noi andiamo a sentirlo. David Fattorini, domani Drago e la Fornace a Lavagna, parliamo intanto della partita.
Dunque, per noi è una partita complicatissima per il motivo che per noi vuol dire vincere per forza, perché vuol dire confermare il secondo posto e quindi accedere direttamente ai playoff della Serie A2. Quindi avremo grande tensione, incontriamo una squadra che invece non può rientrare né nei playoff né nei playout, quindi giocheranno in maniera molto serena e tranquilla, e queste sono le partite un po' più complicate. Ecco, domani in caso di una sconfitta vorrebbe dire passare dalla seconda alla terza posizione, eventualmente questo in termini di playoff che cosa cambia? Questo per noi vorrebbe dire dover affrontare uno spareggio fra la terza e la quarta, quindi che sappiamo già che è Pontedera, al meglio delle tre partite, per poi da qui uscirà Toscana 3 che poi andrà a fare gli spareggi per playoff. Quindi sarà ancora più dura, perché poi comunque perdere domani vorrebbe dire anche calare un po' di concentrazione, quindi speriamo di non arrivarci. Le parole del coach del Drago e la Fornace, David Fattorini, impegnati domani a Lavagna. In bocca al lupo a tutte le squadre impegnate in questo weekend. Per la seconda parte è tutto e noi ci fermiamo per un break pubblicitario. Ed ultima parte di Venerdì Sport, parliamo adesso di handball, della pallamano, andandoci a vedere la classifica del campionato di Serie A1, dove milita la Ego Handball Siena, una classifica che vede al comando a quota 40 Bolzano, Conversano e Pressano 34, Cassano Magnago 30, Fasano 27, Trieste 21, Ego Siena 19, Fondi 18, Bressanone e Gaeta 16, Merano, Cologne 15, Cingoli 12, chiude Bologna United da quota 11 punti, scusate. Vediamoci anche il prossimo impegno per i ragazzi di Alessandro Fusina. Si gioca la decima giornata del girone di ritorno con l'impegno di Cologne domenica alle ore 17:15 per quanto riguarda la Ego Siena. Il resto del programma vede Gaeta contro Fasano, Trieste Fondi, Bressanone Cingoli, Bolzano Cassano Magnago, Merano Pressano e Bologna United contro Conversano. Ed è stata una settimana importante questa per quanto riguarda la Ego Siena, con la convocazione in nazionale di Edoardo Borgianni. Andiamo a sentircelo. Sì, sono molto, molto contento, sarà una bella esperienza, appunto, un'esperienza non del tutto nuova, ma con la nazionale maggiore, la prima esperienza, e non vedo l'ora di iniziare. Sì, alla fine in questo sport non c'è un rendimento di un singolo giocatore, ma alla fine è sempre merito di tutta la squadra, qualunque successo arrivi. Sì, mi sento soddisfatto. E queste erano le parole di Edoardo Borgianni, convocato appunto in nazionale, però arriva anche una partita importante per quanto riguarda la Ego Siena e ce la presenta Davide Bellini. E devo dire che è stata la miglior partita di tutta la stagione dal punto di vista di tutti. Sin da subito siamo andati sopra nel punteggio e non abbiamo mai mollato, siamo sempre rimasti sopra. E anzi, ci siamo sempre allontanati di più, mai lasciandoli entrare in partita. Sì, ricordandoci l'andata, abbiamo fatto una grandissima partita anche contro Cologne, l'abbiamo vinta allo stesso modo che contro Bressanone, solo che eravamo in casa e in trasferta è sempre tutto un po' più difficile perché il pubblico dà tanto una mano, ma noi andremo là per giocarcela e per vincere, dato che ci manca soltanto un punto per la salvezza matematica. Fa sempre piacere avere un compagno di squadra che raggiunge questi traguardi, perché da sportivo è uno dei massimi traguardi che si può raggiungere, è un amico prima che un compagno. Questa era la presentazione del match della Ego Siena da parte di Davide Bellini e chiudiamo ovviamente la parentesi relativa alla handball e passiamo al CUS Siena Rugby. Andiamoci a vedere la classifica del campionato di Serie B per quanto riguarda appunto il CUS Siena, il girone 2 guidato a pari merito a quota 70 da Civitavecchia e Romagna Rugby, 68 punti per Florenzia Rugby, 57 Livorno, 47 Rugby Parma, 45 punti per Modena, 38 per Amatori Parma, 35 Rugby Iesi, 21 punti per la Banca Cras CUS Siena, 15 per gli Arieti Rieti, 12 punti per Reno Bologna e chiude il Vasari Rugby Arezzo con meno 7 punti.
Vediamoci anche il prossimo impegno per quanto riguarda i ragazzi di Francesco Sacrestano, la 17esima giornata del girone 2 di Serie B, che vede impegnati domenica alle ore 15.30 il CUS Siena in casa del Reno Bologna. Le altre partite sono Romagna contro Vasari Arezzo, Livorno contro Modena Rugby, Iesi Civitavecchia, Florenzia Rugby Parma, Reno Bologna appunto CUS Siena e Amatori Parma contro Arieti Rieti. Ed anche questa settimana il nostro Marco Giudici, ringraziamolo ovviamente per le riprese, ci racconta le ultime novità dal Sabbione. Andiamo a sentire. Domenica scorsa il CUS Siena Rugby ha affrontato in casa al Sabbione nella quinta giornata di ritorno del campionato di Serie B italiano il Romagna Rugby Club, formazione molto forte, molto prestante di questo girone 2 del campionato di Serie B, tant'è che con la vittoria con bonus a Siena al Sabbione il Romagna Rugby Club è volato a 70 punti, forte anche della sconfitta del Florenzia Rugby Club a Modena per 25-24, è volato in prima posizione a pari merito con Civitavecchia, con il Florenzia che segue le due a 68. Quindi unico girone di Serie B che è rimasto aperto in discorso promozione, ricordiamo passerà una sola squadra direttamente, quindi adesso mancano solo i tre scontri diretti tra le prime tre della classifica. Per quanto riguarda il CUS Siena Rugby invece resta fermo a 21 per questa giornata. Reno Bologna è la squadra che il CUS Siena dovrà affrontare la prossima giornata, quindi uno scontro importantissimo in ottica salvezza. La partita si giocherà a Bologna. Ricordiamo il risultato della partita di andata al Sabbione di Siena, vittoria dei senesi per 12-10 con un palo preso su piazzato dal Reno Bologna allo scadere. Sentiamo adesso le parole del tecnico Sacrestano sulla partita di domenica prossima. Allora, domenica andiamo a Reno contro il Bologna, è la nostra diretta concorrente, è una buona squadra. E in casa ci abbiamo vinto in modo anche fortunoso alla fine, a non sbagliare anche un calcio che è andato sul palo. È una partita molto delicata, molto particolare, e andiamo su un campo ostico, una squadra ostica nel loro modo di giocare. E ha diversi giocatori di esperienza, quindi andare a Bologna vuol dire andare su un campo dove bisogna essere preparati tecnicamente, fisicamente, ma soprattutto mentalmente, anche perché per loro diventa l'ultima chance di poterci agguantare e agguantare la classifica. E la stessa cosa è per noi. Noi domenica è importantissimo il risultato a Bologna, sia per allontanarli da noi, sia per mettere anche un po' di sicurezza a questa classifica e anche per dare anche una continuità al nostro campionato. Fino ad ora abbiamo fatto molto bene, stiamo facendo molto bene contro squadre di un grosso calibro, e quindi a maggior ragione domenica siamo tenuti ad affrontare con determinazione il Bologna, consapevole che andiamo a giocare in casa loro, e quindi ci stiamo preparando per fare un'ottima prestazione per portarci a casa il risultato che a noi interessa per la permanenza in Serie B. Quindi il CUS Siena Rugby dovrà affrontare il Reno Rugby Bologna a Bologna, ricordiamo una delle sue formazioni di Bologna, dove l'altra è nel girone 1 già automaticamente salva, mentre il Rugby Reno Bologna di sicuro non la darà vinta facile al CUS Siena Rugby, quindi entrambe le due squadre vogliono e devono conquistare punti importantissimi in ottica salvezza. CUS Siena Rugby che si troverebbe già in una zona molto favorevole dovesse vincere il lo scontro diretto a Bologna, invece il Bologna che è diciamo per loro l'ultimo treno, come si suol dire, per cercare di rimanere in corsa per la salvezza e quindi per il prossimo campionato di Serie B 2019-2020. Reno Bologna è una squadra che gioca molto sugli avanti, molto sulla mischia, quindi è una squadra molto pesante che cerca sempre la sfida nel gioco stretto, appunto dovuto anche alla grande fisicità dei suoi giocatori che riescono a distinguersi sia in zona stretta che soprattutto in fasi statiche come mischia e touche. Quindi ricordiamo come il Rugby Bologna sia una squadra molto forte nella mischia.
soprattutto il loro gioco è fondato su quello. Quindi il Cusina Rugby dovrà lavorare molto bene sulla mischia, ma soprattutto anche sulla touche. Ricordiamo, il loro punto di forza è il carretto, dove andrà a sfidare direttamente il Rugby Bologna per cercare di fare più punti della squadra avversaria, che si trova avvalorata del fattore campo. Ricordiamo infine gli appuntamenti del fine settimana ovale. Domenica alle 11 in casa al Sabbione, l'Under 16 dei Ghibellini fronteggerà il Rugby Parma 1931, mentre alle 12.30 a Cecina l'Under 18 dei Ghibellini fronteggerà, nell'ultima partita della fase 1 della regular season prima della fase eliminazione diretta, gli amatori Rugby Cecina. Già comunque i Ghibellini Under 18 primi matematicamente, quindi partita solo di tabellone, mentre come abbiamo detto il Cusina Rugby Seniores affronterà nello scontro diretto il Rugby Reno Bologna a Bologna. E queste erano le parole nel servizio di Francesco Tarloni. Abbiamo sentito anche l'allenatore del CUS Siena Rugby, Francesco Sacrestano, per questo impegno di campionato sul campo del Reno Bologna. Noi abbiamo concluso anche per questa sera. Io ringrazio ovviamente Marco Giudici per i suoi servizi, ringrazio in regia Tommaso Bruni e ringrazio tutti voi che ci avete seguito, e l'appuntamento è per venerdì prossimo. Una buona serata.